Beh, devo dire la verità, il fatto che abbiamo Alberto, che abbiamo visto, è veramente l'erede meraviglioso, capito? Un ragazzo che viene seguito anche dai ragazzi, dalla rete, eccetera, perché effettivamente ha delle qualità del padre, il fatto di parlare di cose comprensibili, difficili ma comprensibili, e affascinanti. Anche quello quando raccontano la storia, le cose eccetera, ci vorrebbero personaggi come lui in una televisione che, devo dire la verità, che spesso è diseducativa. Alberto fa la televisione educativa, come ha fatto Piero Angela e come nel mio piccolo ho cercato di fare io e cerco ancora di fare io col mio piccolo channel. Non più che educativa, deve essere arricchente la televisione, deve arricchire il pubblico deve imparare qualche cosa, deve, ecco, non deve, se no si è solo schiavi dell'indice d'ascolto e non se ne parla più. E la sua televisione ha attraversato tutte le generazioni di pubblico. La quale quella televisione? Di Angela. Quella di Angela, come no? Angela. È partita da generazioni giovanissime e poi devo dire ha affascinato tutti una... nutrito gruppo di fan, di appassionati. Io lo vedo sulla rete, adesso sulla rete ci sono delle cose mie con lui, lui con me, Lucio Dalla, eccetera, eccetera. C'è un'inflazione di commenti positivi straordinari che riguardano Piero Angela, soprattutto un po' anche sottoscritto. Infatti è la vostra televisione a dire il vero. No, vabbè, insomma, io facevo il giullare e lui faceva la scienza e la cultura. Il mio ricordo è Barba, capelli e baffi, la canzoncina che lui ha scritto, che nessuno ricorda, ma per me è della vecchia generazione, era una canzoncina swing che cantava anche Natalino Otto. Barba, capelli e baffi, per farmi bello mi taglierò, poi con un fiore rosso all'occhiello io ti conquisterò. Questa era la canzone, molto carina. Era proprio la canzone di un jazzista che si divertiva a fare una canzonetta di tipo jazz. Va bene, grazie tante. A voi. E Piero ha combattuto moltissimo questi che vendevano, questi piazzisti di cose inventate, perché lui era rigorosamente legato alla scienza, al sapere, cosa che ha fatto sempre con grande precisione. Adesso il figlio Alberto, formidabile, mi ha raccontato ancora di Piero, come l'ordine con il quale lui, essendo malato, ha capito che stava per chiudere la sua missione e ha scritto appena 24 ore quella bellissima lettera che avete scritto, 24 ore prima, di una lettera di commiato con una grandissima precisione. Dice, ha capito che la cosa, quindi era una persona di una puntualità, precisione, rispetto, queste erano le sue qualità, signorilità.